averti qui. Ma non solo il regalo di averti qui con noi, ma guardate anche questo ulivo. Non è ancora Pasqua, ma c'è lui, Edoardo Bennato. Dotti, medici e sapienti. E nel nome del progresso il dibattito sia aperto. Parleranno tutti quanti, dotti medici e sapienti, tutti intorno al capezzale di un malato molto grave. Anzi già qualcuno ha detto che il malato è quasi morto. Così giovane è un peccato che si sia così conciato. Si dia quindi la parola al rettore della scuola. Sono tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. No, non è per contraddire il collega professore, ma costui è un disadattato che si è subito internato. Al congresso sono tanti dotti medici e sapienti per parlare, giudicare, valutare, provvedere e trovare dei rimedi per il giovane in questione. Questo giovane malato so io come va curato, ha già troppo contagiato, deve essere isolato. Sono sicuro e non le prove, questo è un caso molto grave. Trattamento radicale, quindi prima che finisca male. Mi dispiace di sentire, per me il caso è elementare. Il ragazzo è un immaturo, non ha fatto il militare. Al congresso sono tanti dotti medici e sapienti per parlare, giudicare, valutare, provvedere e trovare dei rimedi per il giovane in questione. Permettete una parola, io non sono mai andato a scuola. E fra gente importante io che non valgo niente, forse non dovrei neanche parlare. Ma dopo quanto ho detto e detto, io non posso più stare zitto. E perciò prima che mi possiate fermare devo urlare e gridare. Io lo devo avvisare di alzarsi e scappare, anche se si sente male. Dai, scappa, 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 se non tutti i mesi dottori ti fanno a pezzi, scappa, scappa! Primo violino, Simona Sorrentino. Secondo violino, Fabiana Sirigu. Ma che meraviglia! Alla viola, Gigi Tufano. Al violoncello, Marco Pesco Solido. E alla voce a tutti i mille strumenti, Edoardo Bennato! Edoardo, ma che bello averti qui! Senti, ma dobbiamo spiegare un secondo questo ramoscello di ulivo, che è il simbolo della pace, non solo. In teoria sì. Ma diciamo che cosa è successo? Un giorno, dovete sapere che ogni tanto io e Edoardo ci sentiamo questa fortuna di averlo come amico. Allora gli ho scritto un messaggio, dico, ma come stai? E lui dice, guarda dove sono! Ma guardiamo un secondo dov'era. Vediamo. Ah, c'è proprio sì. La fotografia. Felicità, non sei in città, viva la campagna. Carlo Bennato, raccogliamo l'olive in un bel giorno di novembre. Civiltà. Spettacolare e via, battiamo le olive per un olio di qualità. Felicità, non sei in città, viva la campagna che mi dà. E direttamente dalla tua campagna, dai tuoi ulivi, un olio tutto per me. Grazie Edoardo. Ma dimmi un po', tra una musica e l'altra, tra la canzone e le tue composizioni, la pittura, tutte le tue arti, ti dedichi anche a questo, alla campagna? Ti piace staccare? La campagna mi è servita i giorni scorsi per tenermi in allenamento. Cioè, c'è molta gente che va in palestra
Invece... è un lavoro duro, diciamolo, non è che è proprio così. Sì, è anche divertente all'aria aperta, sai? Si in questi stacca, tempi fa bene. Ed è questo olio nuovo che arriva direttamente per me, grazie. Gigi, tu me lo invidi un po', Sì, insomma, a me piace molto Bennato quando canta, quando parla. Dici più che fare l'olio. Quando parla. Edoardo, ieri un anno dalla morte di un mito per Napoli, sto parlando di Maradona, abbiamo visto le immagini ora, che rapporto hai avuto con Maradona? Che cosa ti ha dato? A Napoli ha dato tanto, io ho visto anche il film di Sorrentino, ma a Edoardo Bennato in particolare? Vabbè, sai, la squadra di calcio è un po' prescinde da quello che è lo sport, è come la mamma, sai, mio padre mi portava proprio da bambino a vedere la partita del Napoli, si diventa tifosi così, per cui nei decenni uno scudetto non l'abbiamo vinto, ce l'ha fatto vincere lui. Però intorno a Diego, intorno a Maradona c'è anche molta retorica, luoghi comuni, sai... Io, sì, a parte il periodo in cui siamo stati insieme, soprattutto dopo il secondo scudetto, dopo che è stata poi inesperata la seconda vittoria. Comunque ho fatto tutto un musical in cui tra l'altro si parlava, c'era un brano che ho dedicato a lui e dice «Erno buono guaglione e sapeva iuga, ma in ta sta città manchi sand». Mi facciamo all'ignà. E racchiude tutto questa frase. Chi era un buono guaglione? Era un grande talento. E se ne è chiuso. Grande talento. E a così, Brenato come isso, avevamo moglie e spri. Chi ero meglio romun, eppure l'avevamo fatta fui. Quindi ecco, l'affetto per Diego è enorme. E tutta la città, e quindi... Ci uniamo anche noi a questo abbraccio, certo. A questo saluto, a questo affetto. Senti, ma dagli anni 80 passiamo agli anni 70. A proposito di Dotti Medici e Sapienti, ci hai fatto ascoltare uno dei tuoi brani di successo. Insomma, poi con questo quartetto d'archi noi ti ringraziamo perché il pubblico di Rai 1 alle 14 a quest'ora, insomma, questo è un grande regalo che tu ci stai facendo oggi. Sì, sì, Simona, Fabiana, Gigi, Marco, sono... Loro, vedi, hanno, anziché imbracciare le chitarre elettriche, hanno incominciato a studiare questi strumenti. E tra l'altro, vedi, è anche un modo per riscattarsi, ammesso che sia... C'è l'obbligo di riscattarsi da questa imitazione costante, quasi scimmiottamento dei modelli anglo-americani. Io fortunatamente nel repertorio ho questi brani, diciamo, rossiniani, e quindi utilizzo questi brani anche per evidenziare la mia italianità. E tant'è vero che nei grossi concerti, per esempio l'anno scorso... Sì, ti ho visto anche all'Auditorio. Ti ho visto all'Auditorium quest'estate. All'Auditorium, ecco, tu c'eri. Sì, che c'era. Anche perché, vedi, il concerto così diventa... c'è il momento in cui sono col pazzaglione One Man Band, con l'orchestra rock. E ti diverti. E poi con loro, capito, ci sono vari siparietti. Ma questo perché ci sono questi brani rossiniani. Poi quando arriva la soprano, Maria Chiara Chizzoni. Che meraviglia. Adesso lo ripeteremo prossimamente nel tour. Domani si parte per la Svizzera, Zurigo, Berna. Quindi sei proprio venuto a farci un regalo oggi. Ma un altro regalo è questo anche, La Torre di Babele. Cioè avete rifatto uscire questo album che è nato nel 76. Sì, non è qualche che... giorno fa. È stata un'idea da... Ed è riuscito anche con un doppio, quindi c'è anche un live all'interno, vero? Sì, ci sono dei brani live in quel periodo in cui spesso e volentieri ai concerti arrivavano gli autoriduttori e oltre a suonare bisogna fare anche a cazzotti. Sì, sembra strano dirlo adesso, ma comunque peccato che non ci sono i filmati. Non ci sono i filmati, ma arriva una dedica. Sai che il nostro programma... E arrivano dediche non solo di persone del pubblico che ci ascoltano, ma anche agli ospiti. Quindi vediamo, c'è una dedica per te, Edo. Ah, ti vedo, sei sorpreso. Vediamo. Ciao Serena, seguiamo sempre il tuo bellissimo programma e ti stiamo mandando questo messaggio dalla Finlandia. Ascoltiamo sempre musica italiana, soprattutto Edoardo Bennato, il grande Edoardo Bennato, e volevamo dedicare a nonna Rita, mia madre, la canzone Cantautore di Edoardo Bennato. Ciao, un grande saluto. Ciao. Ciao.
sei forte, tu sei bello, tu sei imbattibile, tu sei incorruttibile, tu sei un cantautore. Tu sei saggio, tu porti la verità, tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare, tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei un cantautore. Non senti trattenere il respiro quando sei lì in alto e cammini sul filo, qui nel grande circo tu oramai sei il re. Tu sei buono, tu sei vero, tu sei onesto, tu sei modesto, tu sei un cantautore. Tu sei semplice, tu sei sicuro, tu sei senza macchia, tu sei incorruttibile, tu sei un cantautore. Tu sei senza macchia, tu sei senza peccato, su toccabile, inattaccabile, tu sei un cantautore. Non li senti trattenere il respiro quando sei lì in alto e cammini sul filo, qui nel grande circo tu oramai sei il re. Ma non è giusto che tu hai tutto e noi invece no. Tu sei perfetto, tu non hai un difetto, che rabbia che ci fa. No, non è giusto che tu hai tutto e noi invece no. Tu sei perfetto, tu non hai un difetto, che rabbia che ci fa. Sì, è vero, sono io il più bravo. Sì, è vero, sono io il più bravo. Nessuno è bravo come me. Sì, è vero, sono io il più saggio. Sono io il più intelligente. E poi sentite come canto bene. E noi invece no. Tu sei perfetto, tu non hai un difetto, che rabbia che ci fa. No, non è giusto che tu hai tutto e noi invece no. No, non è giusto che tu hai tutto e noi invece no. No. E Napoli, la Campania, Campi Flegrei. E tanta energia. Tanta energia, tantissima. Il Vesuvio, il fuoco che arde. Vero, vero. Poi c'è tantissime cose da raccontare, da dire, tanta storia alle spalle. Dire... sì, tanta storia. Ma infatti, a proposito di storia, ma dove è finito? È lì, Edoardo? È lì che ti sta aspettando. A proposito di storia, io vorrei raggiungerti adesso. Lo so che stanno sistemando tutti i cavi, perché siamo dal vivo, bisogna dirlo. Quindi ringrazio anche la squadra tecnica che, come vedete, sta sistemando. Edoardo, erano anni in cui quelli, insomma, sembravi avercela un po' con tutti. È vero? Non ho capito. Erano anni quelli in cui sembravi un po' che tu ce l'avessi con tutti. No, no, magari erano gli altri che ce l'avevano con me. Ma non con me, vedi. Con tutti quelli che avevano questa investitura, sai, di cantautore. Ma osservavi tu, analizzavi, osservavi la società, quindi
diciamo che ti facevi da portavoce, no? Eh sì, perché comunque è l'unico modo per evidenziare degli aspetti così paradossali della nostra civiltà, della nostra comunità, della nostra realtà, è proprio quello di ironizzare e quindi sbeffeggiare. Però, come hai sentito prima, lo sbeffeggiamento arriva soprattutto nei miei confronti. Tu sei forte, bello, imbattibile, senza macchie. Ecco. Intanto mi è concesso, come dicevi tu, ironizzare su tutto, su tutti, e provocare, perché ironizzo anche su me stesso, sul mio ruolo, su quello che gli altri pensano debba essere il mio ruolo. Ecco. Senti, ma perché hai sentito l'esigenza di far uscire di nuovo la Torre di Babele? Ma non è stata un'esigenza mia, ma della casa discografica, però comunque male non fa, ecco. Ma perché direi comunque proprio di no, anzi ti ringraziamo. Ecco, questo, ecco, adesso vediamo, questo è un disegno, un tuo disegno. Sì, vedi. Perché tu sei anche un grande disegnatore. Sì, il tentativo era quello di esplicare il simbolo biblico, cioè il fratello biblico. Gli uomini volevano sfidare la natura, volevano sfidare la divinità, volevano costruire un motore che arrivasse fino al cielo, però la divinità, la natura li punì, per cui confuse le loro lingue, alla fine non si capivano più l'altro. Quindi mi sono messo a disegnare la copertina e doveva essere una specie di... Madonna, quanto sei bravo, Edoardo. Quindi olio, disegno, sei sì, un architetto. Senti, ma a proposito di passato, ma parliamo anche del tuo presente, perché tu hai scritto una canzone durante il lockdown che è La Realtà. Sì. Che hai poi interpretato insieme a tuo fratello Eugenio. Sì, Eugenio, vedi, è il mio asso nella manica. Salutiamo. E ti aspettiamo qui a Dedicato. È un invito. Perché per quanto uno possa essere così lucido, molto spesso anch'io perdo il controllo, e quindi arriva Eugenio e mi dice: voglio, state accorti, siamoci attenti, magari mi tiene a freno. Per cui l'anno scorso, no, nel periodo in cui eravamo tutti quanti chiusi in casa, lui ci messaggiavamo con WhatsApp, ha detto: poche chance, diamoci da fare, mandami una ballata acustica da Dylan. L'ha bennato. E quindi gli ho mandato questo brano e lui ha fatto questo testo bellissimo che parla un po' della realtà che viviamo e comunque deve cambiare necessariamente per tutti quanti noi, soprattutto per i nostri figli. Senti, io ti chiedo di cantarla. Sì, però io, cioè, ti chiedo di cantarla. No, impropriamente la canterò io, anche insieme a lui, mi associo, diciamo, a questa cosa, ma mi dispiace Eugenio, io così mi presto per la trasmissione, per Dedicato. È un grande onore poterlo fare con Edoardo, quindi La Realtà. No, è importante che tu la canti, perché comunque, sì, sai, e poi sono abituato comunque sia, vedi, che con Gianna Nannini, con Maria Chiara Chizzoni, e anche sul palco, vedi, ci sono delle ragazze. Assolutamente, in questo, vedi, che vediamo, ma noi intanto il successo, salziamo. Il successo dei Maneskin è proprio perché ci sono anche delle ragazze che suonano con loro. Io prendo il microfono, perché qui bisogna organizzarsi. Siamo dal vivo, non possiamo staccare, quindi cantiamo. Ok, piazziamo però il ti microfono. Devo dare questo. Ci siamo! Te l'ho messo bene? Un po' più avanti. La realtà è tutta in questa stanza, nella rete che annulla ogni distanza. La realtà è fuori dal balcone, nella rete che diventa una prigione. La realtà è tutta un'illusione di chitarre che suonano da sole nel silenzio di nessuna festa. La realtà non può essere questa. Questo amore non può essere virtuale, ha bisogno di parole sussurrate.
di parole che tu solo puoi sentire, ha bisogno delle strade e di tutto il mondo da scoprire. La realtà è correre nel vento, nella gara di nessun traguardo, è l'amore che sventola nel porto. La realtà non può essere altro. E non può rinunciare ai sogni e sognare le parole nuove di coscienze pronte a dire basta. La realtà non può essere questa. Questo amore non può essere rituale, ha bisogno di parole sussurrate, di parole che tu sola puoi sentire, ha bisogno delle strade e di tutto il mondo da scoprire. La realtà è tutta da rifare, è la vita che non si può fermare e che canta la sua ribellione alla rete che diventa una prigione. Non basta vivere l'illusione di chitarre che suonano da sole nel silenzio di nessuna festa. La realtà non può essere questa. La realtà non può essere questa. Grazie Serena. Grazie Edoardo. Non andate via perché abbiamo un altro grande successo che oggi ha dedicato Edoardo Bennato, ci regala una dedica per voi che siete lì, che ci state seguendo. Non andate via, pochissimi minuti, istanti, secondi. All'ospedale, ma se scopre che tu i fili non ce l'hai, se si accorge che tu il ballo non lo fai, allora sono guai e te ne accorgerai. Attento a quel che fai, attento ragazzo che chiama i suoi gendarmi e ti dichiara pazzo. C'è un gran ballo questa sera ed ognuno ha la bandiera, marionette, commedianti, balleranno tutti quanti. Tutti i capi di partito è su in alto. Mangia fuoco, fa le scelte, muove i fili e si diverte. Ma se scopre che tu i fili non ce l'hai, se si accorge che tu il ballo non lo fai, allora sono guai e te ne accorgerai. Attento a quel che fai, attento ragazzo che chiama i suoi gendarmi e ti dichiara. C'è una danza molto bella tra Arlecchino e Pulcinella. Si riempiono di calci, si spaccano le ossa. Mangia fuoco, sta alla cassa. Mangia fuoco, fai i biglietti, tieni i prezzi molto alti. Non c'è altro concorrente che ci prova,
se ne pente, ma se scopre che tu fili non ce l'hai, se si accorge che tu il ballo non lo fai, allora sono guai e te ne accorgerai. Attento a quel che fai, attento ragazzo, che chiama i suoi gendarmi e ti dichiara, pazzo! Il quartetto Flegreo. Che bravi! Grazie Edoardo. Grazie a te Serena, grazie dell'invito. Grazie, ciao di a tutti. Buon tour, buon viaggio. Buon grazie. Tutto. Io me ne vado con l'olio. Grazie.